Veramente i brividi. Spettacolare. Say foot the source was pregnant, but then Pierfrancesco told me that he's simply very very fat. Maybe it doesn't look so in camera, but it has a huge, huge belly. So nice. Ciao. He's following me. È una femmina o un maschio? Mi sa che è femmina. È una femmina, ok. You see guys, women they do follow me. Good morning everybody. Today we are going to document one of the oldest jobs in Italy. But before getting there, we need to drive a little bit. Oh, grazie. My boys, it is so early in the morning, super super early. And by the way, coming from Thailand is rather confusing to understand which one is the right side of the road to walk in. We do have horses over here. So now we need to understand what is the main entrance of this place. Checking the map, I was probably too excited. I turned one road earlier, apparently. Trekking club. What are you eating? What are you eating? Hello, how are you doing? So beautiful. So guys, welcome to this incredible place. I am here thanks to the friend of my cousin, Pierfrancesco. There is his father here, Francesco, and there is their friend and co-worker, Alessio. This situation is totally, totally interesting. I've seen them working already on a couple of horses. I've been fascinated. Pierfrancesco. Ciao. Ciao. And here we have his father, Francesco. Buongiorno. Buongiorno. And then we have Alessio somewhere. Let's see if he's working or not. Ale? No, è scappato. We lost Alessio. He got an injury. Hello. What? Hello. What happened to your arm? So bad. So bad. Mi sono fatto molto male. Molto male con la mola. Ok. Con questo nastro. With this instrument. Ok, ok. Gira e brucia. Va benissimo. Toglie la pelle. Every day they do work in a different place here in the areas of Rome, Italy. This horse, I never know if he's scared of humans or not. Let's see. Are you okay? Yes, kind of okay. And the first thing they do is taking out the horseshoe from the horses. Quanto cambiano i ferri anteriori da quelli posteriori o non c'è differenza? No, no, c'è differenza perché gli anteriori sono molto più tondi, tondeggianti, okay. Invece i posteriori sono più oliva. L'anteriore è più l'anteriore tondo. È più tondo. E il posteriore è più curvato. Senza barba assomiglia di più. Sì, probabile. So guys, this one already made a gift for us. Hello. Come va? Vediamo un po' se sei buono. Sei buono? No.
And by the way, guys, today I found out that every dog loves to eat the nails of the horses. I don't know why, but dogs love the nails. Facendo mini... Oh, attenzione! Carello! Tenta dietro, Grazie mille. So this is one of the most respected jobs in the horse world. There is a sentence that says no foot, no horse. So practically when you see a maniscalco, a farrier, you take out your hat, you say thank you to him, and it's gonna make your horse great and fast and resistant. Ciao. The missing piece. Pezzo mancante della famiglia che all'inizio non t'avevo visto, quindi... Le trecce le fanno per non fargli rovinare la criniera. Ah, ok. Interessante questa cosa. Questo è questo è bravo. Questo è un bambolotto. Ah, ok. This type of horses, they are called Hispanic horses, and they were used during the wars. Because when they do walk, they have this heavy movement with the feet, so they could probably crush you. Un arabo, si vede che è un po' più elegante, però io non me ne intendo per niente. Sembra più elegante nelle movenze. La discesa. Sì, c'ha il muso. Ok, ok, ok. Bello, molto bello. Sono adatti per fare 120 km, 180 km. 120 km e 180, mamma mia, pazzesco. Bello, bello. Somiglia alla padrona. We do have a duo. Horses women following us. Come mai sono così grassi qua? Cioè, li vogliono mangiare dopo? Sono quelli della scuola questi. Della scuola per insegnare ai bambini, intendi? Ok. No, non mi sono mai ritrovato in mezzo a tutti questi cavalli tutti insieme. Ti piace? Pazzesco. Li puoi accarezzare, guarda che questa è la natura proprio. No, è pazzesco veramente. Guarda, ci abbiamo qua dietro. Wow. No, sembra che stai in un videogioco, non lo so, come è possibile? Oh, bello. Che figa... No, bella sta cosa che abbiamo... So practically, guys, every horse is standing next to each other, one in front, one in the back. So they are using the coda in italiano, non mi ricordo come si dice in inglese, to push away all the flies from the face of the other horse. Super, super interesting. I had no idea about that. Wow. Mamma mia, che spettacolo. Facciamo l'uomo che parlava con i cavalli. Pazzesco. Chi è questo che mi sta a leccare le gambe? Oddio. Sono veramente i brividi. Spettacolare. È incredibile. Grazie per questa opportunità. È veramente incredibile. Stanno a baciare. Bello. Pazzesco. Mamma mia. Guarda, guarda, guarda. Non mi baciare. One of the most beautiful experiences ever. Thanks to Pier Francesco. Unbelievable. Thank you very much. Wow. This one.
Come dici tu, so, sei fortunato che non sanno quanta forza c'hanno. Mamma mia. So guys, the white horse is pretty tough. Let's see if this one is kind. Are you okay? Non c'è paura. Not so friendly. Oh guys, all the used shoes of the horses. Sì. Grazie, mi... grazie mille. Grazie. Grazie a te. Ciao ragazzi. Oh guys, it was an amazing experience, really amazing experience. Look at this white horse. I'm so happy that I was here. And as always, thank you so much for watching. Keep reading and believe in your dreams. Ciao. Hey, little horse, how you doing? Come here, come here. Oh, you're so kind. No, maybe not so much. Oh, blue eyes. Unbelievable. This is amazing. Blue eyes. So beautiful. Wow. Oh, show me your eyes. Wow. Mazza Alba è veramente bella. Questo muso. Calma, non mi mette paura che sono nuovo con i cavalli. Ma sei innamorato?